Samuele Pio Volpe e Giorgia Maviglia sono i due bimbi nati prematuri negli ospedali riuniti di Foggia. Nati con parto cesareo a pochi giorni l'uno dall'altro, morti ad una settimana circa di distanza. Il primo, Samuele, il 24 dicembre, la seconda, Giorgia, il 18 dicembre. Nati sani, almeno secondo quanto affermato dai genitori che hanno denunciato quanto accaduto e che hanno accettato di raccontare la loro storia ai giornalisti nonostante il loro dolore. Samuele, secondo i sanitari, sarebbe morto a causa di una peritonite. Secondo il padre, stava bene fino al giorno prima della morte. I dottori mi hanno prima parlato di una probabile infezione perché hanno trovato il 23 sera del sangue nelle feci. Quindi hanno detto probabilmente potrebbe essere un'infezione. Poi di lì si hanno cominciato a parlare forse di una sepsi, di una setticemia, ma mai di peritonite. Ho detto sono delle ipotesi, tant'è vero che hanno sospeso l'alimentazione e hanno fatto un doppio antibiotico proprio per evitare problemi di infezioni. E hanno anche operato per tentare di salvarlo. Però tengo a precisare che fino alla sera del 23 non si è mai parlato di peritonite e nulla di particolare. La morte di Giorgia, secondo i sanitari, è stata provocata dalla sindrome del polmone umido, ma il sospetto è che si tratti di un'infezione esterna. Giorgia è nata sanissima, ha preso un voto 7-8, che è un voto che dà l'ostetrica nel momento in cui il feto esce, il bambino, il neonato esce, e respirava benissimo, infatti per le successive 2 ore è stata al nido tranquillamente. Quindi può darsi pure che aveva un problema e non se ne sono accorti dopo 2 ore e mi hanno detto di mandarla in terapia intensiva. Però se non è morta nelle prime 2 ore, se avesse avuto un problema grave respiratorio, penso che non sarebbe resistita 2 ore senza ossigeno, senza niente. 3 commissioni al lavoro per accertare cosa è accaduto agli ospedali riuniti di Foggia il 16 ed il 24 dicembre scorsi, i giorni in cui sono morti rispettivamente Giorgia Maviglia e Samuele Volpe, 2 bimbi nati prematuri. Gli ispettori del Ministero della Salute sono in arrivo nel capoluogo Dauno per esaminare le cartelle cliniche e raccogliere ogni elemento utile a fare chiarezza sulla triste vicenda. La Commissione parlamentare sugli errori sanitari ha chiesto una dettagliata relazione all'assessore regionale alla sanità. Ignazio Marino, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, ha chiesto invece al nucleo operativo dei NAS di aprire un'istruttoria su questo caso per poi valutare l'opportunità di avviare un'inchiesta. La commissione interna dell'azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Foggia intanto afferma in un comunicato diffuso anche dall'assessore alla sanità della regione Puglia che i 2 neonati sono deceduti per distinte patologie non riconducibili ad infezione ospedaliera. Nessun altro particolare clinico per rispetto del dolore dei familiari. C'erano altri bambini prematuri che non hanno avuto alcuna complicanza di ordine infettivo. Stanno bene? Sì. Sinceramente, l'ho già detto, irrispettoso nei confronti di chi sta scompiendo l'indagine. Anticipare così una difesa che forse sarebbe più logica dopo aver avuto cognizione dei fatti più approfondita. Intanto, nell'attesa di fare chiarezza, la Procura della Repubblica di Foggia ha iscritto 30 persone nel registro degli indagati.